Ciao, sono sempre io, Andrea di Langa Studios. Oggi vi parlo di una gestione social collegata a un e-commerce di carne. Ve lo faccio vedere subito. Allora, questo progetto nasce a corredo della creazione, come vi dicevo prima, di una piattaforma e-commerce, di cui tra l'altro abbiamo anche parlato nel canale. Trovate il video nella playlist percentuale.com. Piccola premessa, per iniziare a vendere i prodotti online, avere un buon sito non è sufficiente, ma è necessario utilizzare al meglio gli strumenti di marketing digitale per generare più traffico possibile, e i più utilizzati al momento sono i social network. L'obiettivo principale, quindi, piuttosto chiaro, ovvero promuovere i prodotti commercializzati dal cliente, in questo caso tagli di carne. Ogni assetto è stato calibrato attorno ai colori principali del cliente, ovvero rosso e bianco, che si presentano con diverse combinazioni o diverse soluzioni, oppure con una pattern nera con qualche venatura di bianco a richiamare un piano di pietra. A ciò sono state aggiunte le fotografie professionali dei tagli di carne, eseguiti da un nostro team interno che è stato presso il laboratorio della macelleria. A questo si alternano poi post diversi, fatti direttamente in collaborazione col cliente, che ci invia contenuti multimediali, foto o video, ma amatoriali, realizzati direttamente da lui. Il tutto a che cosa serve? Ad avere un approccio un po' più diretto col cliente, non lasciare una sola linea editoriale, avvicinare la sua figura all'utente finale, dato che questo cliente è molto attivo nei mercati locali. Oltre a questo, un team specifico si è occupato del settaggio della gestione di campagne di esse mirate, localizzando il target, ideando le strategie giuste per incrementare appunto e potenziare le vendite dell'e-commerce. A questo si è affiancata l'azione di monitoraggio delle azioni degli user sulla pagina tramite strumenti avanzati come Google Analytics e Facebook Pixel, che ci forniscono dati utili a capire come muovere i prossimi passi. Nella realizzazione di un piano editoriale per le piattaforme social è sempre fondamentale conoscere in anticipo un elenco delle principali festività e giornate dedicate allo specifico settore del cliente, per poi organizzare e pianificare i contenuti che verranno pubblicati in quelle date specifiche. Questa operazione viene fatta col reparto copywriting, che suggerisce le date più adatte, redige testi promozionali, ma dal tono più scherzoso e amichevole, per arrivare sempre alla conversione del contatto o di un acquisto sull'e-commerce.